Con il progetto Training per competere, la Regione Campania, attraverso le risorse del Fondo Sociale Europeo, sostiene progetti formativi aziendali e pluriaziendali, finalizzati all'aggiornamento e all'accrescimento delle competenze dei lavoratori delle imprese campane, con particolare riferimento alle imprese che avviano piani di riconversione e ristrutturazione aziendale, oppure alle imprese localizzate in aree di crisi che intendano avviare una riconversione nella produzione. Gli interventi formativi possono essere di tipo monoaziendale o di tipo pluriaziendale, con il coinvolgimento di almeno 3 imprese riunite in ATI, ATS, consorzi, società consortili, reti di imprese con caratteristiche interaziendali, settoriali o territoriali. Soggetti attuatori della formazione possono essere le stesse imprese, oppure organismi formativi regolarmente accreditati per la formazione continua presso la Regione Campania. Sono destinatari della formazione lavoratori e lavoratrici dipendenti di aziende private con contratto a tempo indeterminato, stagionali, in cassa integrazione guadagni, anche in deroga, e lavoratori con contratti di solidarietà. La misura è stata finanziata per un importo complessivo pari a 12 milioni di euro. 121 sono le imprese beneficiarie degli interventi formativi realizzati, con il coinvolgimento complessivo di 2.757 lavoratori. Di questi, ben 2.559 hanno dichiarato di aver migliorato la propria condizione sul mercato del lavoro nei 6 mesi successivi alla conclusione della formazione. Cynthia Adler, leader mondiale nella quello che sono il reparto automotive e aeronautica, insonorizzazione di interni, e proprio per questo ci teniamo a essere sempre pronti e avere le proprie risorse sempre skillate alle ultime tecnologie. Grazie a questo corso i nostri operatori si sono sentiti molto a loro agio. E già dal giorno dopo hanno sfruttato queste nuove acquisizioni, queste nuove diciamo, idee tecnologiche nel nostro mondo lavorativo, nei nostri vari reparti. È assolutamente fondamentale nella stagione in cui spariscono vecchi mestieri e vecchie professionalità, ma contestualmente ne insorgono di nuove, avere azioni positive attraverso la formazione che adeguano i lavoratori nei nuovi contesti organizzativi. In particolare questo progetto è un progetto molto importante rivolto ai montatori aeronautici, perché contemporaneamente ha migliorato le competenze di questi lavoratori facendoli acquisire la competenza di manutentori, erogando loro anche conoscenze di lingua inglese fondamentali per la lettura dei manuali e delle schede relative ai prodotti, e la cosa più importante in una logica di comprensione dei nuovi assetti organizzativi della Lean Production che esaltano la qualità totale. Il nostro progetto, finanziato dalla Regione Campania, ha coinvolto circa 60 dipendenti per un totale di 3.000 ore di formazione, svolte sia in azienda che presso le sedi della Next Consulting. Questa operazione ha suscitato un grande interesse sia nei dipendenti, ma soprattutto ci ha permesso a noi azienda di far trasmettere delle nozioni del nostro mondo, che è quello della pelletteria, che attualmente penso sia il fiore all'occhiello della Regione Campania.
stato un progetto pluriaziendale che come caratteristica non ha avuto solo l'aspetto territoriale, bensì l'aspetto di filiera. Stiamo parlando dell'ambito della pelletteria di qualità, che è uno degli asset strategici della regione Campania. Un progetto, come dicevo, pluriaziendale, che ha visto coinvolti più di 60 lavoratori delle imprese che hanno rappresentato l'associazione temporanea di scopo, e ha visto impegnati, diciamo, i lavoratori e i docenti su diverse metodologie didattiche, perché la formazione è stata caratterizzata sia da momenti di aula e di lezione teorica frontale, ma soprattutto, parte importante, il training on the job svolto direttamente all'interno delle aziende. Altro aspetto importante è stato la parte seminariale, perché questo è stato un progetto integrato multiazione che ha previsto anche dei momenti seminariali. E questi sono stati realmente un valore aggiunto, perché da quei momenti seminariali molte delle aziende che hanno partecipato al progetto hanno poi, dopo quella fase di sensibilizzazione e di informazione, hanno poi attivato dei progetti relativi alla formazione 4.0.